Noi del coordinamento Donne Verdi della Campania abbiamo pensato di non spegnere i riflettori che normalmente dopo Natale si spengono sulle iniziative sociali di beneficenza e donare proprio oggi delle sciarpe, dei cappelli, dei guanti, dei maglioni e dei plaid a tutti i senza tetto che vivono nella stazione a Piazza Garibaldi. Bisogna ragionare col cuore e con la testa anziché con lo stomaco. La cosa più semplice è cercare di far finta che non esistano i disagi e allontanarli da noi. È ancora peggio quando avviene a Natale. Ipocritamente andiamo a messa, festeggiamo il Santo Natale e poi ci comportiamo in modo indegno con le persone più deboli. E noi non vogliamo essere come il sindaco di Como o come altre realtà razziste del nostro paese. Vogliamo essere solidali. Per noi il decreto Minniti dovrebbe essere applicato in modo duro nei confronti dei parcheggiatori abusivi, dei delinquenti, non dei poveracci. Cioè chi se la prende con i più deboli, mentre invece dovrebbe prendersela con i delinquenti. Poi ci sono vari tipi di senza tetto, di clochard, perché ci sono quelli che diventano senza fissa dimora per casi della vita, perché rimangono soli, perché perdono tutto, e altri che invece lo fanno come scelta di vita. Sono figure molto molto diverse, ci sono persone che stanno in mezzo alla strada per problemi psicologici e psichiatrici, non sono tutti uguali gli uomini e le donne che stanno in mezzo alla strada. Quello che è certo è che non possiamo girare la faccia dall'altra parte.